morbide, cotte alla perfezione e con una farcitura che ti farà innamorare. Non sono di certo le solite zucchine. Taglia le zucchine a metà, nel senso della lunghezza, senza spuntarle. Con un cucchiaio rimuovi bene la polpa. Crea un bello spazio, così non avrai bisogno di sbollentarle. Verranno morbide direttamente in forno. Abbiamo la nostra base, adesso le saliamo e le mettiamo da parte. Tritiamo la polpa grossolanamente. Stessa ciotola di prima, vado a mettere la polpa tritata. Aggiungi la carne macinata, salsiccia, continua con un uovo, parmigiano e pan grattato, sale, pepe e un po' di prezzemolo. Adesso devi sporcarti le mani, impasta per bene amalgamando gli ingredienti, un po' come se stessi facendo le polpette. A me il ripieno con la carne piace tantissimo, però se vuoi puoi creare anche una versione un po' più fresca, con tonno, pomodorini, cipolla, oppure con ricotta e salame. Se vuoi una versione vegetariana, puoi anche usare solo la polpa delle zucchine, un po' di mollica e delle olive. Insomma, non c'è un modo sbagliato di fare questa ricetta. Si va, adesso facciamo le zucchine. Io compatto un po' di composto, così è molto più facile metterlo nella zucchina. Sistema il composto in maniera omogenea. Devono venire belle piene. Se vuoi il risultato goloso e filante, aggiungi un po' di formaggio sopra o dei tocchetti di mozzarella. Io le lascio così, perché sono buonissime. Cuoci in forno ventilato, preriscaldato, a 190 gradi per 40 minuti. Altri 5 minuti li facciamo in modalità grill a 240. Lascia intiepidire prima di servirle. Buonissimo. Questo è proprio un piatto completo, carne e verdure. Cosa c'è di meglio? E tu le farai? Scrivici nei commenti come le farciresti. Ciao!